Digitech. Digitech. L'informazione dal mondo dei videogiochi e della tecnologia. In collaborazione con ItaliaTopGames.it. Ciao amici di Simply Radio e bentornati al TG Tech. Ogni giovedì alle 16, grazie alla collaborazione del network di ItaliaTopGames.it, ecco a voi le tre notizie più calde della settimana dal mondo dei videogiochi e della tecnologia. E alla fine, ad aspettarvi, c'è sempre un super regalo per uno di voi. All'ascolto! Questa settimana c'è un regalo davvero speciale, gli auricolari True Wireless Creative Outlier Pro. Dotati di cancellazione attiva del rumore ibrida, eliminano il rumore indesiderato e immergono in un audio pulito e nitido grazie ai driver rivestiti in grafene. Non dovrete nemmeno preoccuparvi della batteria, la durata di questi auricolari è ulteriormente aumentata fino a un totale di 60 ore. Per scoprire in anticipo la domanda che faremo fra poco, correte su Facebook sulla pagina di Creative Italia e poi veloce a rispondere correttamente al momento giusto. Ma ora iniziamo con la posizione numero 3 del TG Tech. In terza posizione troviamo Forza Motorsport, il racing esclusivo per Xbox e PC ha ricevuto il secondo aggiornamento maggiore, che include l'iconico circuito di Yas Marina, una delle piste tecnologicamente più avanzate di Abu Dhabi, che unisce un'architettura all'avanguardia a gare emozionanti. Inoltre, ogni settimana a partire da oggi, nello showroom del gioco verranno messe nuove auto in evidenza, tra cui la Aston Martin V12 Vintage S del 2013, la Lamborghini Aventador super veloce del 2016 e molte altre ancora. In seconda posizione invece c'è Tekken 8. Bandai Namco ha svelato l'ultimo personaggio del roster iniziale del picchiaduro a duelli, in arrivo dal 26 maggio 2024 su PlayStation 5, Xbox Series X ed S e PC. Il roster di lancio includerà 32 personaggi con una trama basata sulla lotta tra Jin Kazama e Kazuya Mishima. L'ultima combattente svelata è stata Reina, il fulmine viola, pronta a usare le sue mosse alla velocità della luce per sovrastare i suoi avversari. Ed in prima posizione infine c'è il prossimo Grand Theft Auto. Cresce l'attesa sempre più spasmodica per la visione del trailer e le prime informazioni ufficiali del nuovo GTA, che arriveranno all'inizio del prossimo mese di dicembre, come Rockstar Games ha confermato ufficialmente con un breve comunicato. Quasi sicuramente si tratterà del sesto capitolo principale della serie, atteso da tantissimi anni, mentre si moltiplicano in rete indiscrezioni, rumor e ipotesi su uno dei videogiochi più attesi di sempre. E da Fabrizio Tropeano di ItaliaTopGames.it per oggi è tutto.